In questo video risponderò ad alcune domande in merito all'evento meteorologico molto intenso che ha colpito il Nord Piemonte, le Alpi Marittime e il Nizzardo nella giornata tra il 2 e il 3 ottobre del 2020, creando vari danni e anche purtroppo una vittima. È corretto dire che gli eventi violenti di maltempo di questi giorni sono causati dal cambiamento climatico? Gli eventi meteorologici di questo tipo, flussi sciroccali con effetto sbarramento sulle nostre montagne, così come gli episodi di siccità che costituiscono l'altro lato della medaglia, fanno parte sicuramente del clima delle nostre regioni da tanto tempo. Tuttavia, il cambiamento climatico ne sta incrementando sia la numerosità che l'intensità. Le nubi scaricano più pioggia e questi eventi avvengono in tempi più brevi, mentre le ondate di calore sono più intense e durano più a lungo, causando episodi di siccità più effettivi. Di quanto sono più gravi questi eventi rispetto a 30-40 anni fa? Facendo ad esempio riferimento all'ultimo evento accaduto nel nord-ovest italiano, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta e anche Nizza sul versante francese, si sono registrati oltre 500 mm caduti in meno di 24 ore sulle Alpi Marittime. Emblematico in questo caso l'alluvione a Limone Piemonte e anche sul versante francese del Colle di Tenda. E oltre 600 mm caduti anche in questo caso in meno di 24 ore sul nord Piemonte, tra Biella e Verbania. In alcune stazioni sul versante valdostano del Gran Paradiso si sono registrati ratei di precipitazione sulle 12-24 ore mai registrati prima. I quantitativi complessivi non sono un record, ma lo diventano se si pensa al poco tempo, meno di un giorno, in cui sono caduti. Si pensi comunque che la pioggia media sul Piemonte è meno di 900 mm annui e in questo evento una frazione è caduta in poco più di 18 ore. Che ruolo ha lo zero termico in questo tipo di fenomeni? Lo zero termico ha sicuramente un ruolo in fenomeni di questo tipo. Infatti, con lo zero termico più basso, la quota sopra la quale la precipitazione è nevosa è più bassa. Siccome la neve, una volta caduta al suolo, rimane lì e non contribuisce a ingrossare i torrenti, chiaramente arriva meno acqua ai fiumi. Se lo zero termico è molto alto, come nell'episodio del 2 ottobre scorso, sulle Alpi Marittime era 3600 metri, praticamente tutto il bacino riceve acqua che va immediatamente a ingrossare i fiumi, eventualmente fondendo anche la neve depositata in episodi precedenti. I flussi di scirocco all'origine di questi eventi oggi sono più caldi? E di quanto? E questo cosa significa? Sicuramente i flussi sciroccali all'origine di questi eventi risentono del cambiamento climatico e portano aria più calda. Si spiega così lo zero termico più elevato. Prendendo a riferimento il riscaldamento globale a scala planetaria, si potrebbe pensare a circa un grado di incremento nell'ultimo secolo. Tuttavia, i colleghi del CNR ISAC ci mostrano che il nostro paese ha sperimentato un riscaldamento maggiore, praticamente doppio, di circa 2 gradi nell'ultimo secolo. La fisica ci insegna che con 2 gradi in più l'atmosfera può contenere circa il 14% in più di vapore acqueo, da cui poi hanno origine le nubi e le precipitazioni. Oltre che a più pioggia, la condensazione di un maggior quantitativo di vapore acqueo porta anche maggiore energia che i sistemi perturbati possono usare per intensificarsi. Che cosa vuol dire che il Mediterraneo è un hotspot climatico? Il bacino del Mediterraneo è una di quelle località del mondo dove il riscaldamento globale si sta manifestando con maggiore intensità. Lo dimostra il riscaldamento doppio dell'Italia rispetto alla media globale, che in realtà riguarda molti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Insomma, hotspot da intendersi nel doppio senso di caldo
ad opera del riscaldamento globale e di zona più sensibile al riscaldamento climatico. Un altro esempio di hotspot sono tutte le zone del circolo polare artico. Perché il Mediterraneo è un hotspot climatico? Il sistema climatico è molto complesso e ci sono tanti meccanismi di retroazione. Alcuni amplificano i cambiamenti e altri li rallentano. Un meccanismo che spiega il maggior riscaldamento dei territori più vicini all'arco alpino è lo stesso meccanismo ghiaccio-albedo che agisce nelle zone polari artiche, che sono appunto un altro hotspot climatico. Il ghiaccio riflette molto la radiazione solare. Se fonde, entra più energia nel sistema climatico e la temperatura aumenta. E per questo altro ghiaccio fonde fino a che si raggiunge un nuovo equilibrio. In altre zone ci sono altri meccanismi. Ricordiamo inoltre che il Mediterraneo ha un bilancio idrologico negativo, vale a dire che l'acqua che arriva da tutti i fiumi non compensa l'evaporazione. E quindi le sue acque contengono una maggiore salinità. Tutti questi fattori sono poi coinvolti in reazioni che contribuiscono a renderlo un hotspot climatico. Che cosa significa effetto spostamento dei centri di pressione nel mondo? Il cambiamento climatico perturba la posizione dei principali sistemi di pressione della circolazione generale atmosferica. Ad esempio, la zona di siccità e alte pressioni sotto la quale ci sono le principali aree desertiche del mondo si è spostata leggermente verso nord, coinvolgendo quindi, data la sua posizione, anche la zona del Mediterraneo. Questo rende talora i centri di alta pressione più intensi e persistenti, ed inverno ne paghiamo ad esempio le conseguenze perché quando c'è alta pressione l'inquinamento ristagna maggiormente nei bassi strati atmosferici, rendendo l'aria meno respirabile. Il Mediterraneo più caldo ha un ruolo, ma non è la causa unica e principale di queste tipologie di eventi molto intensi, è vero? Indubbiamente un'atmosfera più calda comporta anche un Mediterraneo più caldo e quindi maggiori ratei di evaporazione che rendono più ricca di vapore acqueo l'atmosfera, con la conseguenza che le nubi possono scaricare precipitazioni più abbondanti e i sistemi sono più energetici. Tuttavia il problema non è del Mediterraneo in sé, ma del riscaldamento globale, di cui il Mediterraneo subisce le conseguenze allo stesso modo dell'atmosfera. Che cosa possiamo fare per adattarci a queste tipologie di eventi? Le due parole magiche sono mitigazione e adattamento. Mitigazione significa ridurre le cause del cambiamento climatico, cioè le emissioni di gas serra. Idealmente occorrerebbe eliminarle, tenendo però conto che comunque indietro non si torna. Anche se azzerassimo le emissioni oggi, non ritornerebbe il clima del secolo scorso. I gas serra che abbiamo emesso fin dall'inizio della rivoluzione industriale rimangono lì dove sono e rimarranno per molto altro tempo. Quindi occorre anche adattarsi al clima cambiato, più che fare prevenzione. La prevenzione è una parte dell'adattamento. Noi dobbiamo fare in modo che gli effetti di eventi così intensi, sia in termini di precipitazioni estreme, sia in termini di ondate di calore o siccità, che continueranno comunque a esserci e anzi potranno essere ancora più frequenti e intensi nel futuro, producano sempre meno danni, o quantomeno danni sopportabili, senza perdite di vite umane e con la minor perdita possibile di infrastrutture. Questo sarà sicuramente un processo molto lungo e molto irto di difficoltà, soprattutto in certe aree sarà molto complicato farlo, però secondo me è l'unica strada percorribile per avere un buon adattamento a questo clima che sta cambiando.